Ciao a tutti, benvenuti nel mio nuovo video. Allora, oggi vi faccio vedere una cosa un po' diversa. È da tempo che vedevo su YouTube delle lavapavimento. Insomma, come voi sapete, io avendo 5 figli devo sempre trovare una scorciatoia, diciamo così, per far sì in modo che comunque nelle mie giornate accorcio proprio i tempi. Visto che da tanto tempo che stavo vedendo questa cosa qui, è spuntata la bisse. Alcune ragazze l'hanno già provata appunto su YouTube e sono rimasta proprio soddisfatta solamente guardando quei video. Quindi, tra le varie ricerche, ho visto dei commenti, poi sono andata in un negozio della Unieuro, sono andata a vederla di persona e mi sono convinta. Quindi me la sono andata ad acquistare, mi sono fatto un bel regalino. Quindi è arrivata dopo un paio di giorni, mi è arrivata qui a casa, proprio adesso, stamattina, proprio qui in tempo reale. Mi è appena arrivata e vi mostro la mia Bissell. Poi vi dico tutte le caratteristiche man mano che esco dal pacco. Quindi vi faccio vedere la mia meraviglia che mi è appena arrivata. Dentro al cartone, quindi va inserito solamente il manico che ora vi faccio vedere. Allora, questo qui. Ecco qua. All'interno del cartone è arrivato anche il prodottino per lavare a terra. Allora, la mia è una Bissell Crossway. Allora, questo qui è il cartone. Vabbè, come vi ho fatto vedere, va inserito solamente questo qui, il manico. Ora sono andata a mettere già, vabbè, qui trovate poi comunque le indicazioni del livello dell'acqua. Se dovete mettere, che ne so, per no, una parte piccola, già trovate il livello, e poi per le grandi, proprio tipo come devo fare io adesso, che devo fare comunque sala, cucina, un bel po' di cose. Ho dovuto riempire tutto il serbatoio e ho messo il detersivo. Non so ancora come funziona, quindi comunque la vado a provare insieme a voi e ci vediamo fra un po'.
Allora, io ho appena finito di pulire a terra sia nella sala che qui in cucina. Da premettere che io già avevo lavato ieri per bene sia nella sala che nella cucina. Però siccome sapevo più o meno che mi doveva arrivare la Bissell, mi sono voluta sfidare con me stessa per vedere se è veramente efficace questo apparecchio. Beh, io ho solamente dato una sbirciata e mi fa veramente schifo di ciò che è dentro, quindi io realmente non ho mai lavato a terra. Comunque ora vi faccio vedere quello che già c'è dentro, poi vi faccio vedere quando lo vado a svuotare. Allora, io mi sono fatta schifo da sola, cioè ragazzi, potete guardare che schifo che c'è qui dentro, che mi vergogno solamente a farvelo vedere, però siccome è un prodotto che lo sto testando e vi voglio far vedere l'efficacia di questa Bissell, visto che parlano tutti quanti, ce ne sono una marea di proprio di video su YouTube. Io cercavo qualcosa avendo dei bambini piccolini che sembrano gemelli, poi comunque beh, ci sono anche i grandi, però andavo cercando una cosa che mi doveva dimezzare veramente il tempo. Infatti ho messo anche il piano a induzione perché veramente a pulire quello che avevo ci mettevo un quarto d'ora, perché comunque l'acciaio e le griglie di sopra, insomma, lo dovevo lavare perfettamente, quindi se ne andava sempre un quarto d'ora. Quindi con il piano induzione ho dimezzato, veramente in 2 minuti lo pulisco, quindi io con quel tempo che andavo a perdere per pulirlo faccio altre cose. E quindi la stessa cosa, cercavo un metodo per pulire, cioè per tenere sempre pulito, igienizzato il mio pavimento, però in tempi molto molto brevi. Mi si sono aperti gli occhi e proprio ho scoperto un altro mondo con questo qui di apparecchio, che appunto ho visto già da una ragazza su YouTube che l'ha acquistato, però avevo anche altre persone che comunque ce l'avevano, però mi dicevano sì, questa, ma non mi è mai passato veramente, affinché non ho visto proprio i video su YouTube. Infatti ringrazio Francesca perché lei l'ha acquistato, del canale Francesca YT. Sì, poi vabbè, qui vi lascio nell'info box il suo canale diretto, perché lì ce l'ha. Diciamo che lei è stata l'ispiratrice che mi ha fatto invogliare di comprare questo articolo. Veramente la ringrazio tantissimo. C'ho il terremoto dei miei figli, sempre lo sottofondo, Alessia e Mattia. Vabbè, comunque ora allora, vi voglio far vedere una cosa. Io lavavo sempre a terra, come potete vedere, la scopa a vapore dell'H2O. Vabbè, questa non la tengo più in considerazione, la lavapavimento della Folletto, il mio spray mop che ci andavo a mettere il disinfettante, facevo che comunque lavando tutti i giorni, che pensavo che lavavo, ma realmente vabbè, il classico mocio. Ora vado a svuotare tutto all'interno di questo secchiello bianco perché vi faccio vedere lo schifo che ho tirato fuori. Quindi, allora, un attimo che vi posiziono. Allora, questo qui è il filtro, che c'è una schifezza, guardate. Che questo aspira, lava e asciuga, fa tutto insieme. Vi vado a svuotare, cioè guardate, guardate che schifo che mi ha tirato fuori. Cioè, ora vado da notare peli e di schifezzeria varia che c'è qui dentro. Questa è la prova che questo apparecchio è super 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 promosso. Quindi ora vado a lavare questo schifo che mo, mi devo solo procurare qualcosina perché non so se si può svuotare qui nel lavandino, però vado a buttare tutto nel water, quindi vado a pulire e ci vediamo fra un po'.
Vi voglio far vedere, cioè ragazzi, io dalla mia espressione sembra che veramente io non ho mai lavato a terra, veramente sto sconvolta da quello che ho tirato fuori. Non potete immaginare, perché sì, un conto è quando lavi a terra, oddio, l'acqua sporca c'è perché c'è, ma non, cioè non ho mai tirato l'acqua sporca di quel livello lì, cioè mai. Quindi non so, forse il sistema di quel rotaggio che c'è, perché poi vi faccio vedere per bene la spazzola. Comunque, il mio pavimento è uscito pulitissimo, non c'è una traccia di alone, anche perché io ho un gres porcellanato effetto legno, che questo è un pavimento che mi dà un po' filo da torcere, perché gli aloni sono, se non lavi per bene, escono gli aloni a quanti più. E niente, non c'è, devo trovare un punto contro luce per farvelo vedere, però siccome ho provato prima a mettere la videocamera per non farvi, per farvi vedere che non ci sono aloni, ma non riesco a trovare un punto. Vabbè, boh, questa è una cosa comune. Vediamo di qua se riesco. Cioè, non so se riuscite a vedere, ma non penso. Non c'è traccia di alone. Non, vabbè, qui più o meno. Vabbè, comunque è uscito lucidissimo e pulitissimo, cioè proprio eccellente. Va bene, allora io con il sottofuoco, guardate cosa stanno a combinare. Le mie tortorelle stanno giocando con il cartone della Bissell. Non me lo rompete. Allora, che dire, soddisfatta del mio acquisto, anzi super soddisfatta, perché dopo quello che ho visto, che ho tirato fuori, veramente, raga, non me lo aspettavo, perché un conto è vedere su YouTube dei video di ragazze che fanno e vedere, ma mi dicevo, ma è possibile che esce tutto quello schifo? Ma se uno lava a terra, cioè ragazze, io oggi che l'ho provato, cioè sono rimasta proprio letteralmente schifata, che una, guarda, non so più quale termine devo mettere. Comunque soddisfatta, perché comunque ho i miei bimbi sempre scalzi a terra, comunque mettono tutto in bocca. Quindi penso che ho fatto un ottimo acquisto, perché comunque disinfetta pure, ma poi la mano dal cielo è che lava, aspira e asciuga pure, quindi io in pochissimo tempo ho tutte queste belle funzioni, cioè proprio quello che mi ci voleva. Non so dove mettermi, che ho la luce che va, metto un po' di qua, un po' di là, vabbè, non cambia nulla. Vabbè, io chiudo qui il video, poi più in là vi faccio vedere qualche altro video più dettagliato, vi faccio vedere lo schifo che vado a tirare fuori. E niente, vi ricordo che mi trovate su Instagram come LupiLoveHome. Se volete chiedere qualche cosa potete fare anche in privato, potete farmelo tranquillamente. Chiudo con il sottofondo delle urla dei miei figli e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!